Ciao a tutti, oggi faremo insieme un cappellino e uno scaldacollo. Io li ho già fatti, naturalmente, come vedete. Per il nostro progetto di oggi ci occorreranno 250 grammi circa di lana. Lo sapete, per lavorare col telaio circolare occorre una lana abbastanza grande. Qualora non l'aveste, potrete mettere doppia o tripla, come ho fatto io, della lana più sottile. Sarà necessario fare una piccola prova. Ci occorreranno i telai circolari, questo per il cappello da 36 perni e questo qua per lo scaldacollo da 41 perni. Il suo uncino aperto, l'uncino che viene dato in dotazione con i telai, un uncinetto, un paio di forbici ed un ago da lana. Come sempre vi metto sotto a questo video tutto il materiale per realizzare il nostro progetto. Ed ora andiamo subito a vedere come ho fatto. Innanzitutto, qualora non avessimo un filato sufficientemente grande da essere lavorato col telaio circolare, dovremo unire più capi in modo da raggiungere la grossezza desiderata. In questo caso, io ho unito tre capi lavorabili con ferri del 3-4. Quindi facciamo un primo cappio. Lo abbiamo già visto questo e lo mettiamo nel perno orizzontale. Quindi abbracciamo ognuno dei nostri perni da destra verso sinistra in questo modo. Dovremmo coprire tutti i perni. Quindi in questo modo lo faccio piano piano da destra verso sinistra. Mi raccomando, attenzione alla tensione del filo. È importante non tirarlo troppo, altrimenti diventerà praticamente impossibile lavorare. Giunti al primo perno sul quale abbiamo fatto il primo giro, continuiamo allo stesso modo. Dovremo avere due giri su ogni perno. Una volta giunti in fondo, dovremo passare il giro, il filo di sotto, sul filo di sopra, scavallando il perno in questo semplice modo, così. E a questi punti potremo lasciare il nostro lavoro e non si disfarà. Quindi è importante fare sempre per primo punto l'ultimo che abbiamo fatto, che abbiamo girato intorno. Quindi passiamo tutti gli altri punti. Il primo giro è sempre quello un pochino più difficoltoso. Poi gli altri, ecco fatto. Primo punto di solito, poi gli altri vengono da sé. Ecco, in questo modo, con il nostro uncino aperto, prendo il filo di sotto e lo passo in questo modo. Giunti in fondo, ricominciamo sempre nello stesso modo. Quindi riavvolgiamo il filo su tutti i perni e poi li scavalliamo partendo dall'ultimo. Quindi arrivo in fondo, questo è un lavoro velocissimo. A mano con le dita li tiriamo giù i punti. Per primo faccio l'ultimo punto sul perno, sull'ultimo perno sul quale abbiamo girato il filo e quindi tranquillamente non è necessario tenere il filo, scavallo tutti gli altri perni. In questo modo il lavoro resterà all'interno
e si svilupperà qui dentro all'interno. Continuiamo quindi in questo stesso modo fino ad aver raggiunto una maglia alta una ventina di centimetri circa. Dovrebbero corrispondere a 20-25 giri. Una volta realizzati i 20 cm di lavorazione, prendiamo la maglia in fondo e la inseriamo dentro al perno, in questo modo. Quindi facciamo questa operazione per tutte le maglie. Lasciamo il filo, il capo dell'inizio all'interno di questo bordo, così. Ed ecco. Ed ora lavoriamo ogni punto come abbiamo fatto prima in precedenza, quindi sempre il punto di sotto lo passiamo sul punto di sopra, in questo modo scavallando il perno. Ed eccoci, abbiamo fin qui ottenuto il bordo del nostro cappellino. Ora proseguiamo in questo semplice modo. Eccoci, ora dobbiamo chiudere alternando un punto sì e un punto no. Quindi un punto lo chiudiamo ed un punto invece resterà sul nostro telaio. E a questo scopo utilizziamo l'uncinetto. Quindi facciamo il nostro solito cappio. E quindi con l'aiuto del nostro uncinetto prendiamo un punto lo chiudiamo una maglia bassa e facciamo 4 catenelle 1 2 3 e 4. Come vedete, questo è il filo che stava lavorando sul telaio e lo lasciamo a parte. Mentre qui abbiamo altri due capi che ci occorreranno per questo lavoro, quindi per chiudere alternando le maglie. Quindi una l'abbiamo chiusa, una resta sul perno, dobbiamo chiudere l'altra. Inserisco l'uncinetto, tiro fuori la maglia dal perno, una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4. Una resta, devo chiudere l'altra, inserisco l'uncinetto nel perno, lo tiro fuori, una maglia bassa, eccola qua. 1, 2, 3, opla, e 4. Fino in fondo. Ed eccoci, chiudo infine con una maglia bassissima nella prima maglia che avevamo lavorato. Fatto, poi queste codine le metteremo via in seguito. Come vedete, abbiamo alternato quindi uno sì e uno no.
Ora proseguiamo in questo semplice modo. Procediamo lavorando sui perni sulle quali abbiamo lasciato le maglie, tirandoci dietro il filo e facendolo scorrere dietro al perno vuoto. Spero che vi sia chiaro. Vedete, perno vuoto, il filo passa dietro. Quindi, come abbiamo fatto finora, montiamo su il lavoro, eccolo, adesso arrivo in fondo, eccoci qua, e quindi lavoriamo normalmente le nostre maglie. Proseguiamo in questo modo, quindi lavorando una maglia sì e una maglia no, lo ripeto, sarò noiosa, e trascinando dietro il filo per un'altra ventina di centimetri circa, corrispondono a 20-25 giri. Una volta lavorati altri 20 centimetri, quindi in tutto ne abbiamo quasi 30, chiudiamo. E chiudiamo in questo semplicissimo modo. Tagliamo il filo, infiliamo un ago da lana e molto e prendiamo ogni filo e lo passiamo dentro, ogni punto, scusatemi, mi papino oggi, e lo passiamo dentro. Quindi stringiamo per bene. Ecco fatto, ed andiamo a bloccare sull'interno, quindi sul rovescio. Faremo semplicemente qualche cappio. Decoriamo quindi la punta del nostro cappellino con un pompon. Lo potremo fare utilizzando il cartone interno dei rotoli della carta igienica oppure con il suo comodo attrezzo, di cui vi metto il link sotto a questo video insieme a quello del telaio circolare. Per quello che riguarda lo scaldacollo ci servirà il telaio circolare più grande, quello da 41 perni.
Per la realizzazione procediamo in questo modo. Come sempre prepariamo il nostro cappio e lo inseriamo nel perno orizzontale. Quindi normalmente carichiamo il lavoro e lavoreremo tutti i perni per un 7-8 cm. Quindi prima li carichiamo. Per primo sempre l'ultimo perno sul quale abbiamo caricato il filo e poi continuiamo. Ora chiudiamo un punto sì e un punto no in modo da fare la stessa lavorazione traforata che facevamo prima. Quindi nel cappello. Sposto il punto e chiudo. E lavoro la maglia, quindi prendo sì, questo no, lo prendo. Lo sposto sul perno successivo e lavoro la maglia. Avremo quindi sui perni del telaio un punto sì ed uno no, ad esclusione dell'ultimo e del primo punto del telaio in cui ci sono due punti per il numero dei perni, sono 41, quindi per forza di cose è così. Ora lavoriamo normalmente come avevamo fatto col cappello, quindi e abbraccio il primo perno, ne salto uno portando il filo sul retro e vado avanti con quello successivo. Giunti in fondo, lavoro normalmente i punti sui perni. Proseguo quindi in questo stesso modo alternando i perni e quindi i punti per un 25-30 cm di altezza. Una volta giunti alla misura desiderata, dobbiamo compiere questa operazione. Prendiamo il filo che abbiamo passato dietro al perno, quello che non abbiamo lavorato, e lo passiamo sul davanti. Fatto questo, carichiamo normalmente tutti i perni. Lavoriamo normalmente tutte le maglie. Lavoriamo quindi in questo modo per un 7-8 cm o comunque per lo stesso numero di giri che avevamo realizzato sul fondo. Nel mio caso sono 10 giri. Da raggiunta l'altezza desiderata possiamo sfilare il nostro scaldacollo dal telaio circolare. Per fare questo possiamo aiutarci nella chiusura con un uncinetto, quindi prendo la prima maglia, faccio una catenella
quindi l'altra, e faccio una maglia bassa, una catenella e vado avanti sempre in questo modo. Restiamo morbide col filo. Quindi chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo realizzato all'uncinetto. Ed ecco fatto. Non ci resta che mettere dentro le codine. Ed ecco qua, il nostro lavoro è terminato. Ed eccoci qua, e come vedete l'ho subito indossato. Questa è una bellissima idea per fare dei regali fai da te, sicuramente molto più graditi di qualunque cosa comprata. Che altro aggiungere? Come sempre grazie, grazie di cuore a tutti, e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!